Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Beh, questa musica non vi ricorda qualcosa? A me ricorda tantissimo quella, seppur un po' diversa, di Morrowind. Cambiano alcune note alla fine, ma mi sembra proprio quella. Comunque, questo è Stolen Realm, un gioco che esce il 14 di ottobre su Steam. Non so ancora dirvi il prezzo, ve lo potrò mostrare solo dopo la data d'uscita, quindi non so esattamente adesso quando uscirà, se in concomitanza del rilascio o qualche giorno dopo. Ma è un gioco con un combattimento a turni, in grafica low poly, che ricorda anche Wildlands, ad esempio, o anche altri strategici che abbiamo trattato precedentemente, ma lo andiamo a provare insieme. Ci sono numerosi breakers di questo titolo, insomma, perché è un gioco Kickstarter. Lo potete giocare anche in multiplayer in compagnia dei vostri amici, perché controllerete un party fino a 6 persone, ma in questo caso io voglio farvi vedere la creazione del personaggio. Voglio provare a farne due. Vedete che c'è il guerriero, il ladro, il wizard, il ranger. Queste sono le classi, divise poi ad esempio in poi vabbè, potete personalizzargli i punteggi, gli attributi come volete, le skill. Guardate che bello, Summon Raven, si può evocare un Raven, non so cos'è, non è un corvo, è un avvoltoio, insomma un uccello che ci aiuta. Ma cliccando qui vedete che ci sono tutti questi rami qui, che sono alla fine ognuno corrispondente a una classe. Forse solo il fulmine che è il ghiaccio oltre al fuoco, che può essere abbinato al mago, con le loro eventuali evoluzioni. Quindi in questo caso vedete abbiamo il ranger con il raven, che resta una evocazione fine a se stessa, ma poi andando avanti potete evocare un lupo e un grizzly. Quindi questo è la creazione del personaggio, infatti potete andare poi a personalizzarlo e così via. Abbiamo il mio personaggio, potete giocarlo fino a 6 persone con amici, oppure giocare voi stessi con un personaggio solo, senza necessariamente creare un party completo. In questo caso aggiungo Indie e iniziamo dall'inizio. Allora, in città ci sono vari negozi, puoi visitare e spendere i tuoi soldi lì. Quando il tuo party è pronto, attiva il portale per una nuova quest. Ospiti inaspettati? La maschera di sangue, il boss della maschera di sangue. Ah, il traditore, l'adottato traditore, ti abbiamo trovato. E adesso userò subito la mia palla di fuoco, che li prenderà dentro praticamente tutti. Guardate, c'è anche un bel sistema di ragdoll questo, perché vedete che adesso io sparo la mia palla di fuoco. Posso spararla solo qui. Vedete che partono via. Così sei determinato a gettare la tua vita via per pochi elfi. Guardiano. C'è Kalen, il mago, che ci dice lasciaci Roland. Allora lui se ne va e il mago viene a parlarci. Adesso verremo introdotti al sistema di combattimento a turni con eventuali punti azione. Posso darti il potere di cui hai bisogno. Quindi da 95 punti vita passiamo a 1000... No, a 15.095, quindi siamo saliti parecchio di livello. Fine turno. Dopo che hai finito il tuo movimento e le tue azioni, puoi terminare il turno premendo End. Ah, ok, ci sta facendo provare a prendere un po' di colpi. Siamo potentissimi, siamo anche dei maghi. Il tuo turno. Va bene, io direi di fare dei passi indietro. Sono attualmente fratturato perché mi hanno abbassato la resistenza fisica del 20%, più del 20%, e ho potenziale. Quindi adesso io faccio così e mi fanno l'attacco di opportunità, ovviamente, come ogni buon gioco di ruolo insegna. Devo capire ancora dove sono esattamente tutti le statistiche dei punti. Comunque, questo consumerà mana, questo è sicuro.
Ah, proprio. Ah, beh, sì, giustamente sono potentissimo, quindi. È un tipo di combattimento molto veloce, cioè non è uno di quelli rallentati, insomma, dove si sta lì, si muovono lentamente. È tutto fast paced, come viene definito. Immolate, e lo brucio. Potenza per proteggere gli ultimi degli elfi, se sono riuscito a leggere. Va bene. Ma tu non sei ancora convincente. Convinto, non sei ancora convinto, scusate. Va bene. Vediamo. Facciamo la Fire Blast, vediamo. Ah, me lo spara via così. Ok, non abbiamo più punti azione, quindi finiamo il turno. Adesso mi attaccano pure loro, mi mazzuolano per bene. Vedete, non riesco a capire dove effettivamente siano le cose. Vabbè, intanto io inizio a spararle via così. Bello perché oltre alla zona è andato proprio in direzione di chi avevo di fronte. Adesso mi sposto di qua. Finisco il turno. Questo mi fa un fire attack, ma io adesso gli faccio questo. Era un livello 20, io adesso sono un livello improponibile probabilmente. Va bene, stiamo provando varie cose. Disperato è rotto. Tu verrai con me. Va bene. Ah, è diventato un drago nero. Come tuo fratello. Logan, come hai promesso questo a lui? Sei i banditi che ha detto l'imperatore della nostra location, insomma, arriveranno, non sopravviveremo. Sono tutti venuti per noi. Per favore, guardiano, usa il portale per trovarli e fermarli. Ecco, no, mi faccio sempre prendere dall'ansia della frase. Diamo un'occhiata al villaggio e poi andiamo a vedere come funziona questa avventura. Deve essere divertente giocarla con amici, comunque. Che shop riforge? Si può riforgiare roba. Questa è tutta la roba che abbiamo equipaggiato noi. Abbiamo la staff. Non si può riforgiare cose comuni. Ok, non ha immagini, tutto fatto stile testuale, dove possiamo andare a vedere le varie armi, i vari tipi di armature. Qua abbiamo un mago. Ah, posso resettare i miei punti, perfetto. E da questa invece ce ne sono altri due, che questo è un venditore forse generico di pozioni, no, di monili vari, quindi protezioni varie e così via. Non abbiamo soldi però, quindi non è che si possa fare granché, ma è giusto per vedere come funziona. E questa invece vende pozioni di cura, fantastico, lì la mappa finisce e adesso allora prendiamoci il portale e andiamo a vedere che cosa succede. Questa è la nostra location iniziale. Da quello che ho visto, non dovrebbe essere possibile ruotare la visuale. Ok, main quest, ci danno i primi soldi. Possiamo scegliere la difficoltà? No, in pratica è difficoltà 1. Fermo i banditi prima che rivelino la nostra location, che è quello che dicevamo prima. Devo fermare i banditi prima che il mondo, insomma, dove vivo venga scoperto. Questa è una sorta di mappa generale e qua c'è un combattimento. Fight. Questi tizi ancora. Però sono tornato del mio livello, Il tuo turno, vediamo un po'. Possiamo attaccare con l'attacco staff? No, attacchiamo con questo. Ok, ho fatto fuori mana e finalmente adesso non sono ultra potente, quindi posso magari farmi due passi. Posso anche arrendermi. Non ho più niente di action point 1. Me ne chiede uno, quindi probabilmente uno l'attacco e uno un movimento. Dovrebbe essere così. Vediamo. Oh, adesso mettetevi bravi, tutti lì vicini. Via.
Direi che sì, ho ancora il movimento, io mi sposto giù. Oh cacchio, ma quanti sono? Aia! Allora, Immolate o la palla di... o il Fire Blast? Vediamo, 6, 8 danni, 12, 16. 12, 16. Facciamo fuori... A parte che i corvi penso muoiano in tempi brevi, quindi... Vabbè, facciamo così, va. Posso fuggire ancora, quindi vado. Al limite della mappa, finisco il turno. Mi si avvicinano tutti. Mi toglie solo 2 danni, però dovrebbe essere fermato dall'armatura. Ok, Immolate. Escapiamo di qua adesso. Finisce il turno. Facciamo Fire Blast. Quasi del tutto l'abbiamo ucciso. Intanto continua a fuggire. Chissà questo cos'è. Ah, resistenza aumentata del 20%. È una sorta di buff sulla mappa. Mi sposto lì e poi attacco. Quello è un mago. Via. Ok. Quello quasi morto, questo no. Quindi gli daremo quello che si merita. Passo il turno. Non posso ancora fare nulla, quindi passo il turno di nuovo. Ricarico il mana perché avevo finito il mana. Passo ancora il turno. Quello continua a rimanere lì. Facciamo la falla di fuoco. Palla di fuoco minore, cioè non finirò mai questa questa. Vittoria, ok. Abbiamo ottenuto 40 monete e iniziamo a salire di livello. Abbiamo ricevuto un'armatura del chierico, uno scudo e un'altra armatura. Però, cavolo, questa qua sarebbe, non sarebbe male. Adesso diamo un'occhiata. Ho pensato che l'imperatore. Se fosse stufato di darmi la caccia durante questi anni, va bene. Consumabili non ne abbiamo. Qua abbiamo la selezione delle skill, dove possiamo... Vabbè, abbiamo quelle. Le skill. Che possiamo andare poi a sbloccare. E poi abbiamo il charter, dove abbiamo la possibilità di equipaggiare roba. Equip. Ok. Bello perché cambia proprio... l'aspetto. Quindi ottimo, molto 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 bene. Allora, small chest. Abbiamo trovato pozioni di mana, quindi adesso dovremmo avere dei consumabili, credo. Abbiamo anche un altro forziere lì. Abbiamo trovato uno spike drink che dà più vitalità. Equip. Ok, ci manca ancora il monile al collo. E basta, credo, perché abbiamo le mani occupate perché lo staff, il bastone ha due mani. Quindi andiamo avanti e completiamo questa quest. Ci sono ancora 2 combattimenti da fare, almeno. Fight. Vediamo quanti sono. Spero che doppiate qualcosa di buono. Parla al plurale, ma in realtà siamo soli. Dai, iniziamo con lui. Fuggi! Sì, fast paced, sì, in effetti sì, perché comunque va via abbastanza velocemente. È bello questo attacco qua, però. Adesso mi riparo qui così mi do aumento del 15% la possibilità di schivare. A caso aveva fatto un critico? Aia! Dovrei avere consumabili, sì, infatti. Però al momento direi che non li uso. Voglio colpirlo a mano. Direi che non è male. Fuggo qua nell'angolo. Sono un po' debole all'inizio. Però ho già più vita di prima, quindi mi sa che sono passato anche di livello. Ma non mi sembrava. Io sono di livello 1, infatti. E anche loro, vabbè. Comunque, usiamo la palla di fuoco su questo. Cazzarola. Passo il turno, ho bisogno di mana, ho bisogno di tanto mana. Beh, usiamo questo. Che passando il turno dovrei recuperare un pelo di mana. Fallo ancora. Sì, un po' di mana si recupera, forse 8 per turno, dovrei andare forse a 34 adesso. Pozione.
mi hai risposto all'interno di questo di quest'aura qui. Sì, si recupera 8 di mana a turno. Vediamo se riusciamo con la palla di fuoco a fargli qualcosa di rilevante. Sì, inizio a spostarmi vicino, tanto è un mago. Con questo. Vai. Bene, recupera anche quello. Non finirai mai questa quest, ha detto. Non finirò. Ok, Bleeding Band. Mannaggia, c'era una pozione lì. Credo sia difficile per l'imperatore dimenticare l'assassinio della sua intera famiglia. Ok. Allora, no, dovrei aver preso qualcosa. Bleeding Band. No, Retardant. Più armatura. Sì, lo equipaggio subito. E Bleeding Band. Più due vitalità. Più due might. No, mi sembra meglio il verde. Comunque, vediamo un po' cos'è questo. Copper Vein. Click or Vein. Ah, ok, bello. Bello. No, ho fallito. Finché continuavo a scavare il copper. Allora, obelisco di rune. Una pietra gigante, un obelisco gigante, torreggia sopra di te. Mostra al suo centro una runa di zaffiro misteriosa che emana potenza magica. Attivare la benedizione, premi il palmo della tua mano sull'obelisco, ti garantisce fortitude, quindi la vitalità aumentata di 2. Posso scegliere uno dei due, oppure curati dall'obelisco, sottrai diciamo l'energia della limestone recuperando il 20%. No, io faccio questo perché ho bisogno di fortitude. E poi magari mi prendo anche una pozza, non posso, devo prenderla solo in combattimento. Va bene, abbiamo il boss finale qui di questa quest. Siete nella parte sbagliata di questa guerra. Gli elfi non si meritano di vivere. Loro hanno sofferto abbastanza. Va bene, iniziamo spazzando via questi due qua. E poi mi metto qui che questo mi dà il costo mana ridotto del 50%. Questo invece cosa fa? Garantisce 7 danni di ritorno di fuoco. Ah, cazzo, era quello lì, un chierico. Facendo due passi. Che attacco questo perché non deve sopravvivere, infatti. Adesso torniamo indietro, così abbiamo il buff dello sconto dei punti. Intanto l'altro sta ancora cadendo. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Non abbiamo più mana. Anzi, è giunto il momento del consumabile. Super Mana Potion. Mi spari, eh? Ora è arrivato il vostro momento. Arrivederci. Sto arrivando a prenderti. Questo invece cos'è che dà? Resistenza è aumentata del 20%. Arrivederci. Fammi prendere pozioni. Passo il turno, non è morto ancora, ma ormai uso un colpo banale, tanto. Arrivederci. Bene, 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 bene. 24 monete. Di esperienza, abbiamo preso una pistola magica di ferro e un martello del paladino. È troppo tardi, l'intero impero converge a distruggere l'ultima città elfica. Ok, abbiamo la reward che avevamo detto più l'esperienza. Torniamo alla città. Ma è senz'altro interessante, devo dire che è carino, un bel, non lo definirei neanche un roguelike perché è un è un roguelite, non un roguelike. La nostra location è compromessa. Il sultano prepara le sue forze a ovest. E quindi posso comprarmi qualcosa? Shop. Posso riforgiare. Vediamo se posso riforgiare questo. Vediamo anche questa meccanica qui. Praticamente ha queste
queste specifiche, se lo riforgio, ah, mi dà altre cose spendendo soldi a caso, completamente a caso, quindi è un rischio. Infatti adesso 5 resist, 11 armor, insomma è un rischio, a mio rischio e pericolo. Vediamo un po', possiamo prendere altre cose, va bene. Qua non c'è nulla, nel senso che non c'è nulla da cliccare. Comunque vi ricordo che questo gioco, di cui non so dirvi comunque il prezzo, non uscirà come completo in 1.0, ma resterà in Early Access almeno un anno. Io attualmente la versione del gioco in Early Access, che uscirà il 14, avrà 7 ambienti diversi, credo diversi boss, 180 nemici, 500 item diverso, e dicono che il prezzo rimarrà più o meno lo stesso durante tutto l'Early Access, forse anche al rilascio. Quindi qua cliccando partirà poi adesso un'altra missione, adesso vi faccio vedere. Ecco qua, ci sono le vari ambienti, c'è la foresta, il deserto, se è di notte, di giorno, se è una quest principale o meno, però dobbiamo essere di quinto livello, almeno, comunque salire ancora, quindi si dovrà grindare un pochino con le quest. Credo sia molto interessante, non tanto perché il gioco non è originale, senza dubbio, ma è molto interessante questa cosa del multiplayer. Quindi, è la cosa interessante di questo gioco che vedo qua da Steam, che è possibile giocare in Steam condividendo solo un link, senza, diciamo, scaricare il gioco, da quello che ho capito. Quindi deve essere carino, magari lo si proverà in futuro. Per intanto fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo, e per intanto, insomma, questo era Stolen Realm. Per intanto io vi saluto e vi invito sempre a lasciare i commenti. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.